Alla Burdana, cari amici del canale Zucca Pallavolo Calcio, oggi vi dedico anche la mia pausa pranzo, sempre parlando di rugby, riso, pollo e broccoli, tipo una dieta quasi. E niente, stamattina ho incensito, osannato, non che ne avessi bisogno, però ho voluto dare la mia onorificenza ulteriore a Dutoit per quello che ha fatto in finale. 31 placcaggi, 28 devastanti dati a segno. Solo tre ciccati o comunque non proprio, vengono catalogati come missed, ma non si sa. E allora, come dico sempre, la partita la vincono le difese, e c'è qualcheduno però che ha fatto molto meglio di lui in tutta la campagna, tale Mostert, seconda linea, ragazzotto di Welcome, 32 anni, è arrivato relativamente tardi in nazionale, a 26 anni, Gloucester, adesso addirittura mi pare che giochi nella seconda serie giapponese, un Marcantonio di 1,98 per 111 kg, ha fatto un percorso netto 15, 18 e 13 o qualcosa del genere, grosso modo, comunque 66 placcaggi in totale, 0 sbagliati nella fase a knockout, ovvero nella fase a eliminazione diretta. Anzi, mi correggo, 47 placcaggi fatti, 0 sbagliati nella fase knockout, 69 sbagliati, no, 69 placcaggi fatti, 2 soli sbagliati in tutta la World Cup. Burdel, se questo non è un X factor nella bomb squad sudafricana, per la difesa sudafricana che basa tutto appunto sulla difesa, cioè, se non è questo qui un X factor, ditemi voi, come si dice in questi momenti, nelle clip del fantacalcio, ditemi voi cos'è un X factor. Quindi veramente è stata una prestazione veramente devastante per gli avversari. Io ho in mente l'intervista di Aki dopo la partita con Sudafrica, che tra l'altro l'avevano vinto, ha detto che lui il giorno dopo non sentiva più un muscolo al suo posto e basano tutto, non che diciamo, scusate, quasi piatto, magari vedrete un po' di riflesso, non che gli altri non siano preparati, però io ad esempio, torniamo su Dutoit, il placcaggio che ha fatto a Barrett, cioè quello lì è un placcaggio che vince la partita in un momento di difficoltà in cui la Nuova Zelanda ha dimostrato che da qualsiasi parte del campo ripartiva, aveva trovato quasi la soluzione per battere quel tipo di difesa, tant'è che con bellissime mani riuscito a prendere più volte il largo e risalire 30-40 metri, il Sudafrica doveva giocare in ripresa della difesa, quel placcaggio lì serve a dire a tutti quanti, ragazzi tranquilli, ci penso io, adesso diamo un bello scricotto. Tra l'altro chiunque di voi abbia giocato a rugby sa benissimo che un placcaggio del genere, come è successo per Moonga e per tanti altri, lo senti per 5 minuti, lo senti, poi quando lì davanti ci metti qualche un altro a fare un paio di azioni al tuo posto perché devi ancora ripigliarti. È stato un placcaggio veramente devastante e lì, nel momento di difficoltà del Sudafrica, pam, rimettiamo un attimino la partita su, facciamo capire un attimino che bisogna fare attenzione alla nostra difesa perché è devastante. Quindi, onore al coaching staff di nuovo sudafricano, onore a Dutoit, a Mostert, ma andatevi a vedere le statistiche, sono devastate, a loro sono sempre là davanti, il numero di placcaggi e il missing take, la percentuale è veramente minima, cioè si parla di, che ne so, meno del 10%, ma raga, vuol dire che su 20 placcaggi che fai ne sbagli 2, cioè 15 placcaggi che fai ne sbagli 1,5 fra un sì o no, cioè una cosa veramente impressionante. Quindi di nuovo, come direbbe, visto che si parla di Francia e come direbbe Cassano, chapeau. Io adesso continuo a mangiare, vi invito a seguire tutti i miei canali, sempre comunque, e le mie reel, i miei reel, le mie live, tutto il resto. Buon appetito e hola Burdello.